La pubblicazione del disegno di legge di stabilità per il 2016 è stata accolta dal dibattito con un'attenzione selettiva che si è concentrata a volte su singole misure. È accaduto così per gli sgravi fiscali sull'abitazione principale e per misure che intendono favorire i consumi, ma che, secondo alcuni osservatori, costituirebbero un arretramento dell'impegno contro l'evasione fiscale. Vale quindi la pena di ribadire che il contrasto all'evasione fiscale riveste un ruolo centrale nella strategia economica del Governo. La riforma dell'amministrazione fiscale realizzata con l'attuazione della delega del Parlamento al Governo ha reso più chiara, semplice e non equivocabile la normativa, così da prevenire comportamenti abusivi e margini di interpretazione. In questo contesto di maggior chiarezza, l'amministrazione fiscale svolge un ruolo nuovo, proponendo in presenza di dati anomali un confronto con il contribuente prima di procedere con procedimenti sanzionatori. In tale ambito ricordo anche l'introduzione delle norme per promuovere l'incrocio delle banche dati, della dichiarazione online precompilata, dell'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle pubbliche amministrazioni,